Passiamo all'oggetto numero 8, ruolo di coordinamento della Regione rispetto all'attuazione della missione numero 5 del PNRR nazionale in Umbria. Prego, consigliere Fora. Grazie, buongiorno a quest'Aula, Presidente. Ho più volte interrogato la Giunta in questi mesi relativamente ai temi legati al disagio sociale e progressivamente anche economico che vivono le nostre comunità umbre a seguito e ulteriormente aggravato purtroppo dalla pandemia. Noi veniamo da una tradizione storica che ha fatto di questa regione negli anni passati una delle regioni che ha avviato quasi direi per prima a livello nazionale alcune innovazioni nell'ambito del welfare. Ricordo i primi piani sociali regionali attraverso cui 10-15 anni fa questa regione si contraddistinse per in maniera lungimirante guardare anche al come definire le azioni legate alla programmazione del welfare di questa regione. Purtroppo negli ultimi anni questa programmazione è stata lentamente lasciata così andare verso un'abitudine, diciamo così, in cui anche i territori e le comunità, le amministrazioni locali sono state lasciate sole nel risolvere, nel fare gli anteposti dei problemi legati al welfare. Oggi purtroppo questa situazione si è aggravata ulteriormente, non tanto per le risorse economiche pubbliche che sono diminuite o quantomeno rimaste tali, ma essendo aumentati di molti bisogni c'è un'insufficienza grave che sta colpendo la programmazione sociale pubblica dei comuni, istituzionale complessivamente di questa regione, ma evidentemente c'è un bisogno sempre più emergente sul quale credo che come istituzione regionale noi dobbiamo interrogarci in maniera seria. La Giunta ha avviato in questi ultimi mesi, e non entrerò nel contenuto specifico, ma un piano sociosanitario che si pone l'obiettivo di rivedere complessivamente la programmazione del welfare e dell'ambito sociosanitario di questa regione, evidenziando in maniera più spiccata tutti i servizi sanitari e invece, a mio avviso, peccando di una scarsa ad oggi livello di attenzione sull'integrazione socio-sanitaria sulla quale si gioca il benessere complessivo delle nostre comunità e delle nostre persone, di cittadini che non sono solo espressione di problematiche sanitarie in senso stretto, ma molto spesso a quelle sanitarie o integrate a quelle si aggiungono problematiche sociali che hanno la stessa emergenza e urgenza di essere trattate. L'argomento di oggi però va a incidere su una questione specifica, in assenza a volte anche di risorse adeguate a livello regionale sulle quali poter contare per risolvere e affrontare questi bisogni, oggi abbiamo una opportunità, l'opportunità legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Piano Nazionale sul quale siamo intervenuti più volte, ma su cui oggi io mi concentro, è legato in specifico alla missione 5 e alla missione 6. In particolare la missione 5 del Piano Nazionale assegna all'Umbria una dotazione di risorse economiche rilevanti, 17 milioni di euro che saranno gestiti a partire dalle prossime settimane con bandi che verranno diciamo così, assegnati direttamente alle amministrazioni locali, saltando in qualche maniera dal punto di vista della assegnazione in senso stretto delle risorse le regioni, ma non saltandole, io ritengo, dal punto di vista della necessità barra opportunità che la regione, pur non essendo destinataria diretta di risorse economiche, possa e debba intervenire per dare una coerenza complessiva alla programmazione di queste risorse economiche e soprattutto per poter, tramite anche queste risorse, evitare che i comuni, gli ambiti sociali procedano in maniera, diciamo così, autonoma e anche in alcuni casi fuori da una visione complessiva di come vogliamo immaginarci l'innovazione e gli interventi sociali della nostra regione, anche a volte come dire, intervenendo su lotte di campanile che si contrastano a vicenda rispetto alla necessità che ogni comune vive di poter acquisire risorse.
Su questo fronte evidenzio una problematica, ne evidenzio un'altra legata alla necessità che queste risorse vengano appunto inquadrate, nonostante il governo nelle procedure di assegnazione non lo preveda, inquadrate all'interno di una programmazione regionale che possa vedere gli interventi sociali viaggiare di pari passo con quelli sanitari. La missione 6, sempre per ritornare al Piano Nazionale di Resilienza, individua tutta una serie di misure sull'asse sanità legate in particolare ad alcuni interventi che hanno a che fare con reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, il potenziamento e il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, le case di comunità, gli ospedali di comunità, tutti interventi che, seppur nella programmazione catalogati come interventi sanitari, sono necessariamente anch'essi interventi che hanno una grande prevalenza o quantomeno una grande identità anche di carattere sociale. Ora, tutto ciò premesso e quindi individuando in questo periodo specifico un'opportunità importante per l'Umbria, ripeto, solo per la missione 5, 17 milioni di euro che verranno assegnati ai comuni nei prossimi mesi attraverso bandi, io ritengo, e nell'auspicio formulo anche l'interrogazione alla Giunta, se la Regione, condividendo l'importanza di questa misura, ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, di partecipazione, di messa in rete con i comuni, le autorità locali, le rappresentanze del terzo settore, affinché, diciamo, la programmazione complessiva di queste risorse entri a far parte a pieno titolo della programmazione regionale legata al welfare di questa regione e attraverso queste risorse si possa evitare così che le amministrazioni locali procedano in maniera autonoma una dall'altra nella definizione delle priorità, ma che invece si sentano partecipi di un percorso di programmazione regionale. Evidenzio che, e chiudo, che nell'ambito di questo settore, come peraltro è emerso anche questa mattina nella discussione, anche nell'ambito di altri settori di intervento della macchina amministrativa regionale, c'è una carenza di personale, mi sembra abbastanza evidente, che possa operare in questo settore. Che succede? Sentivo una voce. Ho finito. E quindi mi piacerebbe anche conoscere da parte della Giunta quali sono gli intendimenti per rafforzare dal punto di vista organizzativo il presidio delle funzioni legate al welfare. C'è anche un dirigente che è andato in recente pensionamento, perché laddove io spero che la risposta sia positiva, e cioè che la Regione intenda svolgere un ruolo attivo nel coordinamento di queste risorse, c'è poi anche evidentemente un bisogno di presidi organizzativi che possano svolgere queste funzioni. Grazie. Prego, Presidente Tesei. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio il consigliere Fora per questa sua interrogazione, perché ogni volta naturalmente che si parla di attuazione del PNRR si fa informazione, e quindi questa è una opportunità per spiegare ancora meglio quello che la Regione sta facendo e perché siamo fortemente impegnati sul fatto dell'utilizzo buono di queste risorse, perché come sapete è una misura di debito, l'importante è che sia debito buono e vada effettivamente a vantaggio della comunità. Ora, visto che l'informazione deve essere obiettiva e corretta, mi permetta di contestare l'affermazione riportata nello scritto della sua interrogazione, secondo la quale per lei il PNRR Umbria, pur meritevole, visto l'indirizzo nazionale, serve a poco o nulla. Innanzitutto è importante ricordare che sta sicuramente interrogando un governo regionale che si è già assicurato circa 1,5 miliardi di risorse del PNRR su 220, come a dire lo 0,7% circa, che rappresentano in qualche modo, se vogliamo utilizzare i parametri percentuali, circa l'1%
del PIL nazionale, considerando la nostra, il numero della nostra popolazione. Potrebbe essere questo già un target vicino e proporzionale a queste ulteriori percentuali che ho enunciato. E poi, se rileggiamo il PNRR Umbria, anche il consigliere Fora troverà tutte le opere sinora finanziate in Umbria dal governo nazionale. Questa, come la vogliamo interpretare? Una magia, un fatto accidentale o magari una capacità di visione, di progettualità, di negoziazione? Ecco, io credo che la risposta sia in quest'ultima parte. Questo è il frutto di un'attività di lavoro, di interlocuzione diretta con i vari ministeri, di negoziazione anche in un panorama più ampio rispetto a quello dei confini regionali. Nel PNRR Sanità si trova appunto queste risposte, anche avuto riguardo all'assegnazione di quelle che sono le risorse del governo all'Umbria, pari a 106 milioni per la realizzazione della sanità territoriale e digitale, su cui siamo stati peraltro tra le primissime regioni a muoverci. Questo finanziamento rappresenterà la dimensione attuativa della componente territoriale del nuovo piano sanitario regionale e già siamo pronti a dargli concretezza con un disegno che stiamo iniziando a condividere con i territori e a cui abbiamo dato adeguata governance con una delibera del 10 dicembre, quindi di un mese fa, che prevede anche una forte componente operativa che da fine febbraio inizierà a rendere visibile il proprio lavoro. Sono fiduciosa che anche lato PNRR Sanità saremo considerati una delle regioni più organizzate, come finora ci è successo per il PNRR nel suo complesso. Per quanto concerne il coordinamento con i comuni, la regione sottoscriverà un accordo con ANCI che, apprezzando il nostro approccio al PNRR e preoccupata anche per l'organizzazione dei comuni rispetto al tema, ci ha chiesto un appoggio che saremo ben lieti di fornire e quindi anche su questo fronte ciò che sollecita anche il consigliere Fora già trova una risposta in atti concreti, quindi questo percorso è assolutamente avviato. Per quanto concerne infine la missione 5, quindi i circa 17 milioni destinati al sociale, solo il 17 dicembre il Governo ci ha inviato il proprio piano operativo che abbiamo immediatamente notificato ai sindaci delle zone sociali e all'ANCI e naturalmente la nostra sanità li ha invitati ad un confronto sulla messa a terra dello stesso. Ora sappiamo bene che ci sono delle misure nella governance del piano nazionale che sono dirette e sono indirizzate direttamente ai comuni. Questo è un tema che abbiamo anche sollevato più volte all'interno della conferenza delle regioni. Ecco, il tema che ci poniamo è che effettivamente ci sono alcuni comuni che sono meno organizzati di altri, quindi vorremmo dare a tutti le possibilità di utilizzare al meglio queste risorse in coerenza con una strategia regionale che non può sicuramente permettersi differenziazioni, per cui sicuramente da questo punto di vista ci sarà un confronto e ci sarà sicuramente un coordinamento che serva proprio ad evitare queste possibili conseguenze. Del resto il richiamo al sociale è assolutamente giusto in una regione che purtroppo annovera e annoverava tassi di povertà assoluta molto alti e crescenti, una regione con una delle popolazioni più anziane rispetto alla maggioranza delle regioni italiane e anche con una percentuale di popolazione disabile importante. Quindi l'intervento sociale deve diventare una delle caratterizzazioni di questi tre anni sicuramente del mio mandato e assolutamente disponibile a parlarne non solo con gli enti locali che sono destinatari di questa somma di risorse, ma con tutte le parti e con il terzo settore che sicuramente svolge un ruolo molto importante in questo contesto. Grazie.
Grazie Presidente, prego consigliere Fora, la prego di stare nella tempistica, grazie. Aderirò alla sua preghiera. Ringrazio la Presidente che si è fatta carico di una risposta complessiva legata al PNRR. Evidenzio solo un dato, sono gratificato del fatto che lei Presidente si sia soffermata per tre quarti del suo intervento sulle prime due righe di un'interrogazione di tre pagine, ma non era benché minima mia intenzione, e lo ribadisco in maniera ufficiale anche oggi, mettere in discussione anche in alcuni contesti e in alcuni luoghi della programmazione l'importante lavoro che ha fatto questa istituzione in relazione alla programmazione sulla quale la Regione può intervenire direttamente perché è direttamente intestataria di risorse economiche, per cui nulla assolutamente toglie a una serie di interventi di cui vedremo poi e valuteremo gli effetti a interventi realizzati, ma sulle quali oggi la Regione si è mossa e interloquendo con i ministeri e con il Governo ha programmato una serie di obiettivi. Il mio intento era evidentemente molto specifico, legato alla missione 5, e cioè a un segmento di programmazione che salta dal punto di vista formale la Regione rispetto agli interventi, all'assegnazione di risorse economiche, scelta evidentemente neanche voluta dalla Regione, ma scelta individuata dal Governo, sulla quale lei ha colto l'opportunità che le segnalo, e cioè quella di dover necessariamente evitare una ripartizione a briciole, diciamo così, o quantomeno non programmata dentro un quadro di interventi regionali, perché è fondamentale in questo momento che la Regione non per centralizzare gli interventi, perché non vogliamo ricentralizzare o ricomandare dall'alto ciò che nel passato abbiamo a volte anche stigmatizzato come scelta di eccessiva centralizzazione, ma è fondamentale che si riapra una programmazione strutturata dell'ambito del welfare su cui la Regione debba giocare necessariamente un ruolo di coordinamento. Ben venga il protocollo con ANCI, io però, e chiudo, la sensibilizzo e quindi anche qualche forma incentivo la Giunta a lavorare sul potenziamento della struttura organizzativa che nell'ambito della Regione opera in questo settore, che è decisamente a oggi fragile dal punto di vista del presidio tecnico, e di assegnare una sensibilità politica anche in relazione alle deleghe dell'assessore Coletto l'opportunità di aprire una fase di programmazione partecipata in maniera strutturale, che non si limita solo a notificare ai sindaci o al terzo settore che ci sono queste opportunità per avviare un confronto. Significa avviare un cantiere strutturato di partecipazione vera, attraverso la quale condividere le priorità su cui nei prossimi mesi si decideranno di spendere 17 milioni di euro, perché questa fase è la fase nella quale noi costruiremo nel bene o nel male, e non è solo un problema di spenderle queste risorse. È vero, molti comuni piccoli hanno anche poche capacità tecniche, quindi dobbiamo anche poter dare a tutti le stesse opportunità, ma poi c'è anche un tema sul come verranno spese, perché dal come dipenderà la vita, il benessere sociale e l'innovazione di questa Regione dei prossimi almeno 10 anni. Grazie.